Guardate, un'altra vecchietta dimenticata in canile. Lei non ha nemmeno un nome. La chiamano nonnina perché quando sono arrivati in canile non si sapeva nulla, non è arrivata da poco, è arrivata da tanti, tanti anni. La conoscerà chi gestiva all'inizio tanto, tanto, tanto tempo fa, perché lei è veramente, veramente vecchina. Guardate i suoi denti, guardateli. Stanno cadendo, uno sporge. Guardate, povero amore, in che condizioni. Avrà quei 14 anni minimo. Il suo chip è uno dei più antichi, la serie del suo chip. Ma insomma, buonissima, dolcissima, calma. Perché non l'hanno adottata prima? Doveva arrivare a quest'età, praticamente alla fine della sua esistenza. Prima mi ha chiamato lei stessa. Stavo facendo le foto e il video a Dana, un'altra vecchiottina, e lei si è messa in mezzo, come a dire: ci sono anch'io, non mi hanno mai considerato in tanti anni. Pensaci tu. E allora eccomi ad accontentarla, con tutto il cuore, naturalmente. Sarebbe una gioia vederla finalmente in una casa, su un cuscinone morbido, coccolata. Perché deve stare qui? Senza contatto umano, lei che ne ha tanto bisogno e che lo cerca. Ecco, lei ha questo mega cuccione, condivide il recinto della stabulazione con altri cani, anche più giovani di lei. E chissà che cosa pensa tutto il giorno, si annoia. Quando fa freddo con il cemento, quale conforto può trovare, quale calore? Chissà se si stringono intorno a lei o la lasciano sola sola gli altri cani, non so nulla. La vedo qui, che si guarda intorno, piccola, chissà com'è debole. Non le resta molto da vivere, anche se la salute per la sua età non sembra male, non sembra d'occhio naturalmente. Avrà i suoi acciacchi, come tutti i vecchietti. Quindi la potreste tenere per un altro anno al massimo, ma se siete fortunati anche per due. La cosa bella sarebbe farla morire al caldo, amata, considerata finalmente. Le merita un nome, tanto per cominciare, perché nonnina è troppo generico, ma io lo chiamerò ancora così finché sarà qui, perché era abituata ad essere chiamata nonnina. Amore, tu non ci speri più, è vero? Ma io ti dico che fuori da qui c'è la vita e tu meriti di conoscerla prima di andartene, prima di attraversare il ponte. Ce la metterò tutta. Ti farò delle belle foto e speriamo che qualcuno capiti sul tuo appello. Speriamo, piccola. Buona fortuna, nonnina.